Bella era e bella sogno, di tutti sogno stimata, e di mia ne fanno conto che mi mettono carzarata. Avete indovinato che cos'è? Si tratta della neve. E la poesia che vi ho appena detto è del paese di Bucchieri. Infatti dovete sapere che sulla cima dei Monti Blei, quindi nei comuni di Bucchieri, Chiaramonte, Palazzolo e così via, si usava a raccogliere la neve dal 500 fino agli anni 50 più o meno. Però una neviera ce l'abbiamo anche qua in territorio di Sortino ed è l'unica neviera sortinese ad un'altezza di circa 750 metri ed è questa che voglio farvi scoprire oggi. Viene chiamata Neviera di Favara anche se in realtà siamo nella contrada dei Cugni di Sortino. Dove qua c'è la neviera? Ma prima di parlarvi della neviera di Sortino, vediamo cos'era una neviera. Una neviera era fondamentalmente una buca nel terreno, con un robusto tetto per preservare la neve. Erano molto grandi, perché al crescere del volume il ghiaccio si scioglie più lentamente, in quanto c'è meno superficie esposta all'ambiente. Quindi non ci potevano essere neviere piccole. Inoltre, sulle pareti non c'era l'intonaco come nelle cisterne che contengono un liquido, perché le neviere contenevano un solido e l'acqua doveva essere assorbita dalle pareti, dalla roccia, perché appunto l'acqua che si scioglie accelera il processo di fusione. Quindi non deve essere conservata ma espulsa dalla neviera. Anche per questo motivo c'era un doppio fonto con intercapedine che separava l'acqua dalla neve e l'acqua veniva espulsa con una canaletta. Inoltre il tetto era fatto o a cupola o con volta a botte, coibentata con sabbia, calce e altri materiali simili, perché non doveva assolutamente entrare l'acqua, nemmeno quella piovana. La neviera infine aveva due aperture, una proprio in alto in cima al tetto, da dove veniva immessa la neve, ed una invece sempre in alto, ma più lateralmente, da dove venivano tirati fuori i blocchi di ghiaccio parallelepipedi. Adesso quindi possiamo vedere questa neviera di Sortino come era fatta. Vedete, qua sono nella cima della neviera dove c'era una buca da dove veniva immessa la neve dentro la neviera. Ok, oggi è coperta. Mentre se noi scendiamo più giù, ora vi faccio vedere dove c'era l'altro ingresso laterale, da dove invece veniva prelevata la neve, quindi i blocchi di ghiaccio. Vedete, abbiamo questi due muri a protezione dell'ingresso e quindi da qua si calavano gli uomini per pestare la neve e per prendere i blocchi di ghiaccio. Ma è molto profondo, eh? Sarà almeno 10 metri, ma ce n'erano a Bucchieri profonde anche 15 metri. Questa neviera di Sortino, a differenza di quelle di Bucchieri, che sono su roccia vulcanica, questa è totalmente scolpita nella roccia, perché è roccia calcarea. E tra l'altro, qua proprio nei pressi della neviera c'era ciò che rimane di una necropoli, credo del 1400 a.C., in base alla tipologia delle tombe più o meno, cultura di Thapsus. E sicuramente anche l'ingresso della neviera era una tomba preistorica poi allargata. Quindi qua non vediamo la cupola come a Bucchieri, nelle neviere di Bucchieri, perché questa è totalmente scolpita nella roccia. Però la cosa interessante è che poi la vegetazione fa da protezione alla neviera stessa, quindi a combattere il caldo, questa vegetazione che poi cresce perché è fatta in un pendio, la neviera protegge la neve dal caldo. Adesso invece mi trovo ai piedi della neviera, da dove c'era questa canaletta sempre scolpita nella roccia, dove da qua quindi usciva l'acqua che si scioglieva, ok? E poi andava giù quest'acqua ad alimentare un abbeveratoio. Adesso mi trovo ancora più in basso, proprio dove c'è l'abbeveratoio, vedete? Sopra l'abbeveratoio, tra l'altro, c'è una gebbia, si chiama in dialetto, c'è una cisterna, quindi l'acqua della neviera che si scioglieva andava nella cisterna e poi dalla cisterna passava qua all'abbeveratoio. Ma io ho visto anche tanti canali d'acqua scolpiti che portavano l'acqua quando pioveva in questa gebbia.
E qua ancora cosa abbiamo? Abbiamo la strada che ormai è coperta dalla vegetazione, quindi i carri venivano da qua e poi sostavano qua per prendere i blocchi di ghiaccio e invece in questo slargo potevano girare, vedete? Giravano e se ne andavano. L'attività della neviera consentiva alla cittadinanza, che era disoccupata nei periodi invernali, di integrare il reddito e invece ai padroni di guadagnare nei mesi della neve. In passato le nevicate però erano più numerose e più abbondanti. Appena si sapeva che un padrone voleva riempire la neviera, ad esempio a Bucchieri, gli operai si riunivano nella piazza principale del paese e una volta che venivano scelti, partivano per la piana superiore dove si trovavano la maggior parte delle neviere. La neve veniva raccolta soprattutto con delle pale e delle barelle e trasportata direttamente nella conserva. All'interno della neviera poi si calavano con delle scale mobili quattro uomini chiamati i pisiatori perché loro calpestavano continuamente la neve pressandola e alternando ogni 20-30 cm di neve uno spesso strato di paglia che poi serviva in futuro a tagliarla meglio. Inoltre, la neviera doveva essere molto accessibile dai muli e dai carretti perché poi veniva chiusa e veniva riaperta a giugno, sì, in genere a giugno perché a giugno iniziavano le principali feste dei santi nei vari paesi, ad esempio San Giovanni il 24 giugno, San Pietro e Paolo il 29 giugno e così via. Quindi veniva riaperta la neviera pochi giorni prima di queste feste e iniziava il taglio della neve. Quindi altri uomini si calavano nella neviera e col piccone tagliavano blocchi di ghiaccio, più o meno di 50 kg ciascuno, che venivano poi messi in sacchi di olona, cioè sacchi fatti con una canapa molto resistente. Questi blocchi di ghiaccio venivano trasportati o con i muli o con i carretti. Se venivano i muli, ogni mulo si portava due sacchi, uno da un lato e uno dall'altro lato, mentre i carretti si portavano 10 sacchi, quindi più o meno 500 kg di ghiaccio. Questo lavoro, naturalmente, del trasporto veniva svolto durante la notte per non fare sciogliere la neve. Ma adesso andiamo a vedere a cosa serviva questa neve in passato. Ma non pensate che l'utilizzo principale della neve era solo per uso alimentare, cioè per la conservazione di cibi o per fare sorbetti a granite? Ma all'inizio, soprattutto nel 500, nel 600, 700, l'uso principale era medico-sanitario, perché i medici di allora, per alcune malattie, prescrivevano la cura del freddo, soprattutto se c'erano epidemie di colera e di tifo. Si riteneva, probabilmente a torto, che il ghiaccio fosse salvifico, cioè medicina per il colera, e quindi tutti i municipi italiani consideravano il ghiaccio un bene pubblico e facevano degli appalti per garantirsi una scorta di ghiaccio e calmieravano anche il prezzo affinché questa medicina fosse accessibile a tutte le fasce della popolazione. Il ghiaccio per scopi gastronomici, invece, non era alla portata di tutti. Inizialmente erano le famiglie più ricche a potersi permettere di acquistare la neve per avere bevande fresche anche in piena estate e durante le maggiori festività religiose della città. Però devo per forza ricordare anche che le neviere sono strettamente legate ad un prodotto tipico siciliano, la granita. Sappiamo dalle fonti storiche che già quando c'erano gli arabi in Sicilia, loro preparavano una bevanda ghiacciata insaporita con succhi di frutta che chiamavano sherbet e per farla utilizzavano la neve proveniente dalle neviere siciliane. La neve, che era molto compatta, doveva essere grattata, per questo motivo veniva chiamata anche rattata, da cui deriva anche la grattachecca romana. Già dal 500 però la preparazione venne molto migliorata usando la neve mischiata al sale marino, non come ingrediente, ma come refrigerante, migliorandone il sapore. Infatti la neve, mista a sale, veniva posta in un grande vaso di legno e all'interno di questo vaso
veniva messo un altro secchiello di zinco dove veniva inserito il composto che veniva girato continuamente con delle palette azionate da una manovella, dando alla preparazione una consistenza cremosa e priva di aria, granulosa appunto, da cui il nome granita. Non dobbiamo quindi dimenticare che tutto ciò ebbe inizio da queste buche nel terreno, dove i nostri antenati valorizzavano la neve per farla diventare ghiaccio utilizzabile in estate. Quindi questa neviera di Sortino sicuramente era utilizzata sia dal comune di Sortino, ma chissà, forse magari esportavano il ghiaccio a Lentini, che è da questo lato a nord, oppure a Siracusa, che è da questo lato ad est. Questa sicuramente comunque era una delle neviere più vicine alla città di Siracusa, e sappiamo da fonti storiche che dal porto di Siracusa partivano anche le navi cariche di ghiaccio per portarlo al Malta, perché a Malta c'erano i cavalieri di Malta che utilizzavano molto il ghiaccio, bevevano il vino col ghiaccio, sappiamo dalle fonti storiche. Se io oggi sono venuto qua a ricercare questa neviera è perché nelle mappe avevo visto che c'era scritto in questa zona Neviera di Favara, quindi sapevo che c'era, ma non ero mai venuto di persona a cercarla. Ora finalmente l'ho trovata ed è stato emozionante dopo averla vista nella mappa, averla vista nella realtà. Questo mio piccolo racconto e ricerca sulla neve, sulle neviere, finisce qui. Purtroppo non ho trovato nessuna notizia, devo dire, su nessun documento che parla di questa neviera di Favara, l'unica neviera sortinese, ripeto. Però magari, chissà, in futuro qualcuno può fare delle ricerche, magari andando in archivio storico a Sortino. Magari si trovano dei documenti, dei contratti relativi a questa neviera, cosa che hanno fatto a Bucchieri, ne hanno trovati tantissimi, ad esempio. Va bene, vi saluto e alla prossima.